Oggi siamo qua in Val Tartano alla quarta tappa del Crazy Ski Alp Tour e gli organizzatori sono riusciti a tracciare un bel percorso, anche se purtroppo non si è potuto fare sul percorso originale, un percorso di, diciamo, di ripiego, ma non, che non è stato un percorso di ripiego perché comunque è rimasto una gara tecnica, belle inversioni e anche la giornata è stata favorevole per lo sci-alpinismo perché non era troppo calda e la neve che avevano annunciato alla fine poi non è arrivata. Siamo partiti prima in salita, siamo stati un po' tutti assieme in gruppetto compatto, poi io e il mio socio Barazzola abbiamo fatto un po' di differenza nei primi due cambi che erano molto vicini e così ci siamo avvantaggiati sui secondi e è andata bene, dai. È un percorso degno di essere tale come gara di sci alpinismo, veramente tecnico. C'erano tutte le caratteristiche tipiche delle gare di sci alpinismo: i tratti a piedi, canali, tante inversioni, discese toste. Quindi più di così non si può veramente chiedere per una gara di sci alpinismo. È andata comunque bene, malgrado il tempo non fosse dei migliori, comunque è andato tutto bene. Oggi è stata una gara per me dura, dopo un periodo di stop per un infortunio, avendo fatto poche gare ho ripreso, infatti questa è la prima gara che riusciamo a fare assieme io e Roberta, ho faticato un po', soprattutto in discesa, avevo ancora un po' paura per il ginocchio, poi ripartire in discesa sentivo le gambe un po' dure, comunque si è riuscite a portare a casa questo risultato, anche se da dietro ci tallonavano da vicino. E forse oggi è stata un po' anche l'esperienza che ci ha permesso di vincere, perché comunque nei cambi e nei pezzi a piedi si è riusciti a guadagnare ogni volta qualcosina e poi abbiamo mantenuto il vantaggio fino all'arrivo e è andata bene.